Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi, come vedete alle mie spalle, stiamo giocando a uno dei giochi più hot che stanno girando in questi giorni ragazzi su PS4 e su computer. Sto parlando ovviamente di Fortnite ragazzi, un survival game che può, diciamo, essere considerato quasi uguale a PlayerUnknown Battlegrounds. Chi segue le mie live su Battlegrounds capirà benissimo lo stile di gioco. La prima cosa che ci salta all'occhio ragazzi è che il tema del gioco è tutto molto cartonato, quindi a differenza di PUBG qua siamo veramente in un contesto un pochettino più tridimensionalmente cartonato. Come vedete l'ironia non manca. Cosa c'è di novità ragazzi in questo survival? Perché è così bello? Punto numero uno: è completamente gratuito. Quindi se volete giocare in multiplayer, e vuol dire giocare fino a 100 persone, non c'è nessun problema, ovviamente limiti del computer permettendo. Questa è la schermata iniziale che state vedendo e a random viene assegnato il personaggio. Eccolo qua, infatti Xyuder YouTube, prima ero una donna, poi ero un tipo di colore, adesso sono un indocinese ambiguo. Come vedete ragazzi, là in alto a sinistra il logo del nostro personaggio che si può andare poi a personalizzare, ve lo farò vedere, il livello e anche la prossima ricompensa che ci viene data progredendo nei livelli. Lì vedete un bus, se lo notate bene, nel quadratino verde, poi vi farò vedere di che cosa si tratta. C'è anche le challenge quotidiane, My Daily Challenge, scritto là sotto. E come vedete ragazzi, adesso siamo a 55 punti su 200 per poter guadagnare appunto 500 punti esperienza. Andiamo a spostarci in alto, vedete ci sono i tasti, c'è scritto lobby ed è quella che stiamo vedendo. Andiamo a spostarci, un attimo scusate intanto, ecco adesso siamo sul computer. Perfetto, locker ragazzi, che è appunto il nostro simbolo, e come vedete noi abbiamo il banner qua a sinistra, customize your look. Noi, io premo A perché ho il controller, voi premerete un tasto della tastiera, e come vedete ragazzi ci fa vedere anche dei colori nuovi disponibili per il nuovo banner. Come vedete bello anche blu, lo teniamo anche blu, lo teniamo, e possiamo anche cambiare l'icona, la goccia, il quadrato. Vediamo, io ho messo le fiamme perché mi contraddistinguono abbastanza, però ce ne sono veramente tantissimi e probabilmente alcuni possono essere anche sbloccati qua, non lo so, ma credo di sì. Andiamo a mettere di nuovo la fiamma che mi piace. Outfit, piano outfit, sinceramente ancora non mi ha dato nessuno sbloccabile per l'outfit, quindi andiamo a vedere il glider ragazzi. Che cos'è il glider? Non è nient'altro che il deltaplano che viene aperto automaticamente o manualmente quando scendiamo verso terra. Adesso abbiamo quello originale che è questo qua ragazzi, lo potete vedere, poi se ne potranno sbloccare degli altri. Adesso questo è proprio quello base. Altra personalizzazione e ultima ragazzi, l'harvest tool. È vero, perché in questo gioco c'è la particolarità che possiamo craftare della roba, quindi possiamo usare il nostro piccone, come vedete, che abbiamo sempre disponibile e non possiamo mai perdere, per andare a distruggere tutto ciò che vediamo per prendere le risorse che possono essere legna, pietra o metallo, e che ci serviranno per costruire poi delle cose. Ovviamente poi vi andrò a spiegare bene anche perché avremo la possibilità di costruire muri, scale, piattaforme per poter raggiungere tutti i punti più impensabili della mappa e trovare dei chest, quindi dei bauli che contengano roba molto interessante. Bottino delle battaglie ragazzi, qua vi fa vedere invece che con dei punti si possono sbloccare delle nuovissime skin. Queste sono a tema di Halloween, rimanendo appunto in questi giorni, la Gold Trooper 1500, la Skull Trooper 2200, e poi possiamo anche cambiare, possiamo anche comprare degli oggetti nuovi, sempre parliamo virtualmente con le nostre, con i nostri soldi che chiamano V in questo momento. Abbiamo la Reaper che è quella della morte, come vedete la falce, ecco, se lo volessimo, V-Book li chiamano, possiamo diventare agenti speciali, possiamo cambiare il deltaplano appunto, eccolo qua, o possiamo cambiare
il piccone chiama prendendone uno un po' più piccolo. Lo shop non è ancora pronto, perché vi ricordo che è un gioco ancora in beta, ragazzi, e quindi molti aggiornamenti stanno per essere rilasciati. Abbiamo le statistiche e, come vedete, siamo praticamente dall'inizio, in modo da farvi vedere come funziona. Ancora nessuna statistica, altre statistiche invece più globali, e poi c'è il negozio, come in tutti i giochi che conosciamo, dove si possono prendere invece delle... si possono comprare questi V-Book spendendo invece soldi veri. Allora, con Y andiamo dentro, ragazzi, è il matchmaking, lo stiamo andando a vedere, ci sono dei giocatori in coda. Vi ricordo che la mappa è da 100 persone, l'isola è veramente molto grande e c'è tantissima roba da esplorare. L'obiettivo è rimanere in vita, ovviamente, quindi andiamo subito dentro così, ragazzi. È anche molto molto veloce come caricamento, come gioco, ci sta. Scarico e carico, scegli un punto di atterraggio, cerca nuove attrezzature, resta nel lock. Giochiamo di notte, ragazzi, attenzione, giochiamo di notte, come vedete. In attesa di giocatori, siamo dentro in 57, lo vedete sopra i loghi, proprio là dove c'è la mappa in alto. Siamo dentro in 75, 76, 78, se vedete, questo è il martellone dove possiamo... Oh, la miseria, come salta questo qua. Allora, vedete, col martellone noi possiamo andare a colpire qua, non possiamo distruggere perché siamo nella volta, però possiamo aprire la porta. C'è un pullman, ragazzi, andiamo a vedere questo pullman se possiamo farci qualcosa. No, teniamo solo le martellate. Dobbiamo aspettare un attimino, dobbiamo aspettare che cominci la partita tra 11 secondi. Intanto prendiamo delle cose, guardate. Ci hanno rubato le munizioni, no, abbiamo preso 5 munizioni per la pallottola. Abbiamo poi il nostro inventario, eccolo qua, il nostro zaino. Abbiamo le pallottole, le munizioni e poi i proiettili leggeri. Munizioni per armi che impiegano proiettili di basso calibro. Stiamo dentro, ragazzi, così. Intanto diventa alba, sta albeggiando e siamo sopra questo bus molto futuristico, alimentato a del propano petrolico. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Vi faccio subito vedere il macello che succede. Ci lanciamo giù anche noi qua in mezzo a tutti gli altri e puntiamo di prepotenza la piccola città che si prostra davanti a noi, anche se credo che dureremo molto poco, ma è giusto per farvi vedere com'è il discorso. Quindi andiamo di prepotenza, ragazzi, veloci veloci. Lui apre il deltaplano automaticamente se per caso noi non abbiamo intenzione di aprirlo. Andiamo a spostarci, non proprio sulla... No, andiamo qua. Guardate che storia. Noi possiamo cercare di atterrare anche sul tetto, non sarebbe male. Vedo che altre persone riescono ad atterrare molto meglio di noi, ma se noi atterriamo sul tetto c'è un modo molto interessante. Abbiamo subito il nostro piccone e cominciamo a picconare il tetto in modo da prendere i mattoni. E guardate, c'è subito un chest, ragazzi, c'è subito un chest. Vediamo... No. Aprimi il chest. No, questa è la modalità costruzione. Apri il chest. Perché non apri il chest? Ecco, dovevamo distruggere il chest per aprirlo. Eccolo qua, ragazzi. Guardatelo. Cerca. Appare un medikit e appaiono anche delle armi, ragazzi. Vediamo di prendere queste armi e di armarci, perché potrebbe esserci qualcuno. Per armarci bisogna cambiare arma con Y. Abbiamo bel fucile mitragliatore, attenzione, e qua altre cose per terra non ci interessa. Possiamo anche, se vogliamo, usare la modalità costruzione premendo B. E come vedete, ragazzi, noi possiamo andare a costruire ad esempio delle scale. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Costruisci, lui adesso si mette a costruire le scale molto tranquillamente, ed eventualmente noi possiamo modificare il nostro passaggio andando di nuovo sul tetto con le scale appena create. Se tengo premuto Y mi riprende in mano. Mi spara qualcuno, attenzione. Vediamo di entrare di qua, ragazzi. Andiamo a tirare giù le picconate, manco fossimo il lupo dei tre porcellini. Molto bene, dentro di qua. E riprenderei il mitragliatore, giusto per vedere un pochettino com'è la situa intorno. Attenzione. Sparano, ragazzi. Attenzione. Vediamo dov'è la gente. Molto, molto divertente. Molto fumetti. Mi sparano da dietro. Mi sparano anche da davanti. Mi sparano dappertutto. E muoro così. Mi ha sparato con un drone. Vabbè, ragazzi. Era per farvi vedere un pochettino quante cose ci sono in questo Fortnite, che vi consiglio assolutamente di scaricare, ragazzi, e di provare a giocarci assieme, anche perché c'è la lista di amici, quindi si può giocare online e si può giocare una modalità fino a 3 giocatori nella stessa squadra. Beh, ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i giochi che stanno uscendo per computer. Io vi ringrazio per essere stati qui e noi ci vediamo presto! Ciao!